Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi giro per voi il Nope Book Tag. Come sempre, io adoro girare book tag. Era una vita veramente che non ne trovavo uno che mi interessava. Mi sa che l'ultimo che ho girato è stato Descriviti con i libri. Se non ricordo male, se quello è l'ultimo, lo linko nelle schede nell'info box. Ma ultimamente non stanno spuntando fuori tanti video tag a tema libresco che mi stanno facendo battere il cuore. La cosa mi dispiace molto. Alla fine ho trovato questo tag molto interessante sul canale di Miss Fiction Books. Vi linkerò il suo video nell'info box. Le domande sono un sacco, io sono molto prolissa quando si tratta di parlare di libri, dunque direi di partire immediatamente. E la prima domanda è: Nope ending e book ending that made you go nope, ovvero un finale che ti ha fatto dire nope. Ho scelto un libro molto particolare per questo finale, ve lo presento immediatamente così ci addentriamo subito nel discorso. Questo qui è Revolutionary Road di Richard Yates, edito da Minimum Fax al prezzo di 12,50 euro. Adesso questa edizione non esiste più, secondo me quella attuale è molto più bella, la troverete linkata ad Amazon nell'info box, ma comunque troverete tutti i libri dei quali parleremo oggi linkati ad Amazon nell'info box. Io sono un'affiliata, quindi comprando qualunque cosa tramite i miei link ha aiutato un sacco il canale a crescere. Ma per tornare a noi, questo è uno dei miei libri preferiti della vita. L'ho letto più volte e ogni volta il finale non mi fa rimanere male, ma in qualche modo mi fa dire nope. Considerate, ecco, non so come sia la nuova edizione, ma nella vecchia, già qui nella quarta di copertina, una delle frasi è: tensione nascosta ma crescente, il lieto fine impossibile. Cioè, te lo dicono già dalla quarta di copertina che sta storia non può andare a finire bene. Ma Richard Yates ti fa talmente sperare che le cose possano andare bene, perché i suoi personaggi ci credono talmente tanto che le cose possano andare bene, che nel momento in cui va tutto a scatafascio, tu puoi dire solo nope perché ti senti talmente male per le loro speranze, perché tu hai sperato con loro, hai talmente voluto dentro di te che si risolvesse tutto, anche se nell'aria quella tensione di cui si parla è vera, l'autore è in grado di renderla molto reale. Nonostante quello pensi no, 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 qui ce la dobbiamo fare. E poi succede tutto e tu dici nope, perché ho sperato, chi lo sa. Seconda domanda: Nope protagonist, main character you dislike and drives you crazy, ovvero un personaggio principale che non ti piace e ti fa impazzire. Questa domanda è stata semi difficile perché io sono una persona che abbandona i libri. È una cosa che io faccio. Vi ho anche girato un video al riguardo, se lo ritrovo, il link nelle schede nell'info box. E una delle ragioni che mi fa abbandonare un libro è il protagonista che non mi piace. E dunque è praticamente impossibile che io arrivi a leggere un libro con un protagonista che odio. Considerate che magari dopo 30 pagine l'ho già abbandonato, quindi non è un libro che posso considerare letto. Ma un libro che ho letto proprio a gennaio, quindi super di recente, mi ha fornito la risposta a questa domanda. Se vi siete persi però di gennaio, linkato in tutti i log, in tutti i like. E questo qui è Cornich e Kennedy di Maëlys de Kerangal, edito da Feltrinelli al prezzo di 15 euro. Io sono riuscita ad arrivare in fondo a questo libro, innanzitutto perché era molto breve. E poi perché è diviso in due parti, quindi da una parte seguiamo le vicende di alcuni ragazzini, dall'altra invece seguiamo le vicende di un ispettore che li tiene d'occhio. Le parti dedicate ai ragazzini erano fantastiche, mi sono innamorata, veramente innamorata, delle parti dedicate a loro. Per quanto riguarda l'ispettore, se si fosse buttato dalle scogliere vicino a Marsiglia a pagina 5, avrebbe fatto un grossissimo favore a me come lettrice. La terza domanda è: Nope series, a series that turned out to be one huge pile of nope after you invested all your time and energy on it, or a series you gave up on because it wasn't worth it anymore? Una serie di libri, una saga che alla fine si è scoperto essere una grossa pila di nope, oppure una serie alla quale hai rinunciato perché non ne valeva più la pena. Non ho una serie che alla fine si è rivelata essere un nope, però ho una serie che ho abbandonato dopo il primo libro, perché immediatamente si è rivelata essere nope. Il libro in questione è questa bellezza, l'edizione è bellissima tra l'altro. Questo qui è Il caso Jane Eyre di Jasper Ford, edito da Marcos y Marcos al prezzo di 15 euro. È una saga dedicata ai detective letterari, quindi in questo mondo in cui i libri sono importantissimi esistono anche detective che si occupano della salvaguardia delle storie. Non mi dilungherò parecchio sulla trama e vi invito a darle. Nope.
Non mi dilungherò molto sulla trama, io vi invito ad andare a darle uno sguardo su Amazon perché la trama effettivamente è davvero interessante. Se si ama leggere, questo è il tipo di libro che immediatamente cattura la tua attenzione, ma alla fine è per un terzo la trama che mi interessava, per due terzi triangolo amoroso della protagonista e lì ero, vabbè. Io altri, non so da quanti libri sia composta la saga, ma sono tanti. Io altri libri così non ce la faccio. Quarta domanda: Nope Popular Pairing e Ship You Don't Support. Ovvero una ship, una coppia popolare che a te invece non piace. Qui parte la unpopular opinion. Se non sei d'accordo con me, fatemelo sapere nei commenti. Spero di non offendere nessuno. Però per me la Harry Ginny non ha senso di esistere. Questo libro non c'entra niente con la ship, questo qui è Harry Potter e il Calice di Fuoco, scritto ovviamente da J.K. Rowling, edito da Salani al prezzo di 16,90 €. L'ho preso perché Harry Potter e il Calice di Fuoco è il mio libro preferito della saga e ho pensato almeno mi tiro un po' su di morale reggendo tra le mani il mio libro preferito. Però io non ho mai visto il senso della Harry Ginny, soprattutto perché secondo me Ginny è un bellissimo personaggio che ha avuto una crescita bella, un bell'arco narrativo. Ma io sono assolutamente convinta che se la Rowling non avesse avuto in mente di mettere insieme Harry con Ginny, Ginny quell'arco narrativo non l'avrebbe mai avuto. Cioè, secondo me tutta la crescita di Ginny deriva dal fatto che poi dovesse essere in qualche modo giustificabile il fatto che finisse con Harry, perché Harry doveva finire con una maga forte, figa, e tutto il resto ovviamente non poteva finire con la principessina sul pisello. Doveva essere un personaggio di spessore. E quindi per me Ginny è così in funzione di Harry e non perché Ginny è così e basta, ed è qualcosa che mi ha fatto sempre incredibilmente storcere il naso. Quinta domanda: Nope, plot twist. E plot twist you didn't see coming or didn't like? Ovvero un twist della trama che o ti ha lasciato completamente spiazzata oppure non ti è piaciuto. Ho optato per il twist della trama che non mi aspettavo perché mi ha lasciato completamente a bocca aperta. Io credo che ad oggi sia forse il mio plot twist di trama preferito di sempre. Ve l'aspettavo. Ve l'aspettavate sicuramente. Questa è una raccolta di racconti, è La Lotteria di Shirley Jackson, edito da Adelphi. Tra l'altro, nel momento in cui esce questo video, gli Adelphi dovrebbero essere al 25% di sconto, quindi una ragione in più per portarsi a casa qualcosa scritto da Shirley Jackson. Questo viene 10 euro a prezzo pieno ed è entrato super di diritto nella mia classifica dei top 10 libri più belli letti nel 2018. Quindi vi linko anche quel video nelle schede nell'info box se ve lo siete perso. Il racconto che dà il titolo alla raccolta, ovvero La Lotteria, ha il finale slash twist della trama più bello che io abbia mai letto. Io ero con la mascella a terra. Ancora me la ricordo, ovviamente non vi voglio dire niente perché ve lo dovete godere nella vostra più completa e totale ignoranza, perché è giusto ed è bellissimo che sia così, quindi è inutile che io tenti di entrare in dettagli che potrebbero rovinarvi il piacere della lettura, ma se vi fidate di me anche solo di tanto così, La Lotteria lo leggete. Sesta domanda: protagonist action decision, character decision that make you shake your head nope. Qui è stato abbastanza facile, cioè la domanda sarebbe le scelte di un personaggio, di un protagonista che ti hanno fatto scuotere la testa, ti hanno fatto dire no. Qui non si tratta solo di una scelta, qui si tratta proprio di qualunque scelta un personaggio abbia mai fatto all'interno di un libro, nel senso ogni singola mossa di questo personaggio mi ha fatto dire no. Nope. Il personaggio in questione è Humbert Humbert, ovvero la voce narrante slash semi-protagonista di Lolita di Nabokov. Questo è un romanzo al quale io rimango ancora oggi molto affezionata. L'ho letto nel 2012 in un periodo estremamente particolare della mia vita e credo sia stato il libro giusto arrivato al momento giusto. Cioè, io credo che Lolita non l'avrei letto in nessun altro momento della mia vita se non in quello lì. A livello di scrittura di qualità del romanzo mi posso solo inchinare di fronte a Nabokov, assolutamente, ma qualunque cosa abbia mai fatto Humbert Humbert all'interno del romanzo, qualunque cosa abbia fatto a Lolita, non solo le sue decisioni, le sue azioni, ma anche i suoi pensieri, qualunque cosa lui abbia mai pensato, è stato un nope. Si può provare solo un velo di viscidume e di disgusto in qualche modo nei confronti di quest'uomo. Settima domanda: genre, a genre you will never read, ovvero un genere che non leggerai mai.
Mai è una parolona, secondo me, anche perché ultimamente mi sto riavvicinando al fantasy e dicevo di non leggere fantasy. Ho iniziato a febbraio con un romanzo gotico horror e mi è piaciuto tantissimo. Dicevo sempre che non avrei letto romanzi horror, quindi chi lo sa. Però effettivamente, se penso a me stessa e proprio al mio carattere, non solo ai miei gusti di lettrice, ecco, proprio al mio carattere, io credo che un romanzo rosa, cioè completamente ed esclusivamente incentrato sulla storia d'amore, non lo potrei reggere, cioè da 50 pagine, da 500 io non ce la farei mai. Amore che deve esistere perché ci deve essere il libro a riguardo, non fa assolutamente per me. Ottava domanda, book format. Book formatting you hate and avoid buying until it comes out in a different edition. Ovvero un formato fisico di libro che tu detesti. Io qui ho un formato che a me personalmente non piace, però c'è effettivamente una casa editrice al quale questo formato lo perdono, quindi comunque perso mi capi, a me non piacciono. Ce la posso fare a prenderlo? A me non piacciono i libri stretti e lunghi, li trovo estremamente scomodi. Non ce la faccio, non mi piace nemmeno tenerli in mano, mi sembrano strani, innaturali. Non mi piace. Questo qui, eccetto una storia di regine e principesse che non ti hanno mai raccontato, di Marina Minelli, edito da Newton Compton al prezzo di non ne ho la minima idea, è un libro che tra l'altro non mi è piaciuto. Tra le altre cose, però effettivamente quello stretto e lungo è il formato tipico di Iperborea. Questo in particolare è Fair Play di Tove Jansson, edito al prezzo di 15 euro. A Iperborea lo perdono, non so perché, sarà che l'estetica comunque dei libri è sempre molto particolare, cioè c'è una differenza abissale tra questo e questo. Sarà che gli Iperborea hanno la copertina morbida, quindi comunque anche nel caso in cui la pagina è più stretta, aprire il libro rimane sempre molto semplice, però quando lo fanno loro mi piace, quando lo fa chiunque altro io il libro non lo compro. Nona domanda, trope, a trope that makes you go nope. In poche parole, un cliché che ti fa dire nope. E se c'è un cliché che io detesto da morire, lo detesto sulla faccia della terra, è quello dell'ispettore slash detective cliché. Questo libro incarna alla perfezione quel cliché. Questo qui è Requiem per un'ombra di Mario Pistacchio e Laura Toffanello, edito da 66 and Second al prezzo di 16 euro. Ancora non mi spiego questo libro perché Mario Pistacchio e Laura Toffanello hanno scritto uno dei miei libri preferiti della vita e poi sono usciti con questo, però effettivamente io non ce la posso fare. Devo dire che mi approccio sempre molto volentieri a questo tipo di figura nei romanzi, ma se cominciano a portare il borsalino e l'impermeabile, a fumare la sigaretta e avere un rapporto finito male con una sventolona che gli ha spezzato il cuore in un milione di pezzi, allora no, andiamo male. Decima domanda, recommendation. A book recommendation that is constantly hyped and pushed at you that you simply refuse to read. Ovvero una raccomandazione libresca che continuano a farti costantemente e tu ti rifiuti di accettare. Non è propriamente una raccomandazione libresca, nel senso non è un titolo, è un autore. E anche qui unpopular opinion a buttare, ma sto parlando di Zero Calcare. Io leggo un sacco di fumetti e sono una grande appassionata di Bao come casa editrice, quindi verrebbe naturale per me forse leggere Zero Calcare. E tantissimissimissimi di voi leggono Zero Calcare e continuano costantemente, guardate, almeno quelle 3-4 volte a settimana mi viene chiesto, continuate costantemente a chiedermi: ma hai letto questo, questo e questo? Perché sul tuo canale non ce n'è traccia. Non ce n'è traccia perché non mi intriga, non mi intriga Zero Calcare. E con questo non voglio dire che non mi piaccia quello che fa, come disegna, le tematiche che affronta, perché per esempio il suo blog lo seguo, perché proprio non riesco a sentirmi attratta dalle sue opere, nel senso dal mettermi lì e leggere 100-200 pagine di sue vignette. Trattandosi però appunto di un autore e non di un'opera in particolare, io non posso sapere se in futuro, tra un anno, tra 10 anni, uscirà un fumetto di Zero Calcare che mi farà dire no, io quello lo voglio. Non si sa mai. Dicesima domanda, cliché pet peeve, e cliché or writing pet peeve that always makes you roll your eyes. Ovvero un cliché, cioè la domanda, due domande fa praticamente, però in questo caso dice anche di scrittura che ti dà fastidio, cioè c'è una cosa che mi fa impazzire, veramente c'è una cosa che mi fa impazzire. Se c'è una cosa che veramente mi sta sulle scatole è quando tu cominci un libro, lo apri, leggi le prime due pagine, l'autore esce dalle pagine del libro, viene, ti tozza sulla spalla e fa: hai visto la mia protagonista quanto è brava? E lei non sa di essere così brava. Lei pensa di essere nulla, lei pensa di essere come tutte le altre. E invece guarda,
quanto è speciale e quanto è buona. Lei sì che meriterà tutto quello che le accade di buono. E in quel momento io prendo il libro e lo lancio. Questo è... Avrei potuto citare in realtà molti young adult, Twilight in particolare, che secondo me è stato il re di questo tipo di personaggio, però io voglio citare un classicone perché ricordiamoci che questo tipo di personaggio purtroppo non è nato di recente, ma c'è già da un po'. Piccole donne e piccole donne crescono della Alcott. A parte che ho odiato Piccole donne, e trovate anche una video recensione dedicata esclusivamente a questo libro sul mio canale che vi linko nelle schede nell'info box. Quanto sono brave le sorelle March, sono fantastiche, una migliore dell'altra, e anche nel momento in cui hanno un difetto, quel difetto è adorabile. Per me, cioè per me non esiste. Decisiva domanda, love interest, the love interest that's not worthy of being one, a character you don't think should have been a viable love interest, ovvero interesse amoroso, un personaggio che penso non sia stato meritevole dell'amore. Questo qui è Gone Girl di Gillian Flynn, e io ce l'ho distrutto, è venuto in viaggio con me. Io ce l'ho in inglese, tra l'altro l'ho pagato 4,80€ all'usato. Anche a questo libro, tra l'altro, adesso che ci penso, ho dedicato un'intera video recensione sul mio canale, la trovate linkata. In passato tendevo molto di più a girare video recensioni, adesso non lo faccio praticamente mai. So che molti di voi, se avete letto appunto il libro, si aspetteranno che io parli della protagonista femminile che non merita l'amore, è una psicopatica. Io però voglio parlarvi di Nick, il protagonista maschile. Secondo me Nick non merita l'amore perché è una persona estremamente scialba. Per me lui è acqua sporca. Con tutto che lei è una psicopatica allucinante, avrei preferito vederla, avrei preferito essere psicopatica con qualcuno che almeno lo meritasse, cioè che meritasse in qualche modo la sua follia, perché magari era qualcuno per il quale valeva la pena fare tutto quello che combina lei, perché lei ne combina 10.000 all'interno di questo libro e non valeva la pena combinarne 10.000 per Nick Dunn, cioè ma chi se ne frega, cioè secondo me è proprio inutile. 13esima domanda. Ogni volta che c'è una domanda come la 13esima io ho sempre la stessa risposta. A book that shouldn't have existed and made you say nope. Un libro che non sarebbe dovuto esistere. Ciao, sono il libro che non sarebbe dovuto esistere. Qui Harry Potter e la maledizione dell'erede. Io l'ho letto appena uscito in inglese e gli ho dedicato un'intera video recensione sul mio canale che probabilmente avete visto. Chissà quanti di voi mi hanno scoperta grazie a quel video, perché è forse il mio video più visto di sempre. E lì vi parlo a lungo e con molto dolore del perché questo volume non sarebbe mai dovuto esistere. Io spero ovviamente che la pensiate come me, perché è allucinante che abbiano pensato a questo, che abbiano pensato che ci fosse bisogno nel mondo di questa cosa qua. 14esima domanda, villain, scary villain antagonist you would hate to cross and would make you run to the opposite direction. Ovvero un antagonista che ti farebbe correre via nel momento in cui lo incroci. Io non credo riuscirei a stare nella stessa stanza dell'antagonista di Amabili Resti. Questo qui è scritto da Alice Sebold, edito ad edizioni O al prezzo di 16,50€, ed è la storia di una ragazzina che viene stuprata e uccisa dal vicino di casa, e la nostra protagonista in qualche modo si ritrova in questo limbo per cui dall'alto segue le vicende della sua famiglia e di sua sorella che vanno avanti con le loro vite, la cercano costantemente, e segue anche la vita e le vicende del suo aguzzino, lo tiene d'occhio. Quindi l'antagonista non è qualcuno che stupra, uccide e scompare, ma è addirittura qualcuno che per tutto il tempo vediamo attraverso gli occhi della sua vittima. Tra l'altro questo romanzo è ispirato non dalla storia vera, però da ciò che è successo all'autrice Adelie Sebold, che è stata stuprata una sera mentre era all'università. E io vi raccomando non solo la lettura di Amabili Resti, che è davvero un gran romanzo che merita tutto il dolore che porterà nelle vostre vite, se lo merita tutto, ma vi consiglio anche la lettura di Lucky, che è l'autobiografia di Alice Sebold, in cui racconta quello che le è successo, come è successo e soprattutto cosa ne è scaturito. Secondo me sono tematiche molto molto importanti di fronte alle quali trovarsi. 15esima domanda, death, a character death that still haunts you, ovvero la morte di un personaggio che ancora ti dà tormento. Io ho scelto come esempio in qualche modo di tipo di morte che mi dà tormento La Chimera di Sebastiano Vassalli. Questo è edito da Einaudi al prezzo di, non lo so, io l'ho preso a libraccio a 6,60€. Ci tenevo a mostrarvelo perché La Chimera è stato un libro
meraviglioso per me, mi è piaciuto da morire. Non sento mai parlare di Vassalli come autore e dunque nel momento in cui ho l'opportunità di mostrarvelo all'interno di video, cosa che purtroppo non capita spesso, io ci tengo a farlo. Quindi se vi capita di recuperare Vassalli in generale o La Chimera in particolare, che è davvero davvero bello, io ve lo consiglio al più profondo del mio cuore. Io non ce la faccio a liberarmi delle morti degli innocenti all'interno dei libri, non ce la faccio. Avrei potuto, guardate, tirare fuori dalla libreria 3-4 libri che veramente mi hanno dato lo schifo nel momento in cui li ho letti. Non ce la faccio. E Antonia, la strega di Zardino, sopporta delle cose anche prima di morire così schifose e brutte che nel momento in cui muore, da un lato lo vedo come una liberazione del personaggio perché era terrificante la sua vita, però dall'altro mi chiedo davvero perché, dove può arrivare la cattiveria umana e dove può arrivare l'ignoranza umana e quanto possiamo fare schifo nei confronti di un'altra persona. Ultima domanda. Author, an author you had a bad experience reading and have decided to quit. Ovvero un autore con cui hai avuto una brutta esperienza di lettura e quindi hai deciso che non lo leggerai mai più. Non ho avuto propriamente una brutta esperienza di lettura con questo autore, però io non lo leggerò mai più. Sto parlando di Peter Cameron, questo qui è Un giorno questo dolore ti sarà utile, edito da Delphi nella collana di Delphi al prezzo di 10 euro. Io ho letto questo libro nel momento in cui più o meno è uscito ed era diventato boom, casa editoriale. A me non mi ha lasciato niente. Non solo adesso che sono passati anni, ma proprio anche a lettura fresca, ero tipo lì, ho letto Un giorno questo dolore ti sarà utile, ok. Avrei potuto leggere altro con quel tempo. E dunque, non l'ho detestato, però non ho nemmeno niente di bello da dire, niente di entusiasmante più che altro da dire. E io tendo, guardate, molto di più a perdonare lo schifo, nel senso, questo autore scrive malissimo, questo autore ha fatto delle cose orripilanti, perché almeno ti strappa una risata, arriva ad un certo punto, tendo a perdonare molto meno la nullità della scrittura. E mi dà fastidio. Nel momento in cui scrivi un libro non puoi essere il niente, perché mi sembra uno spreco inutile di carta. Lettori, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Nell'info box troverete le domande di questo tag, se lo volete riproporre sui vostri canali o anche solo nei commenti, perché sapete che adoro leggere le vostre risposte alle domande dei miei tag nei commenti. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, io vi mando un bacio e ci vediamo domenica.